Teatroterapia è un termine che viene utilizzato in molti, molti ambiti. Per me, per questo corso di teatro, per Teatrillo, si intende un percorso personale. Il teatro è terapeutico, va a lavorare su delle parti del nostro essere, del nostro agire, del nostro parlare che nel quotidiano rimangono un po' nascoste. Si parla dell'acquisire una consapevolezza del nostro corpo, la possibilità di movimento che ha il nostro corpo in relazione ad uno spazio, in relazione alle altre persone che abitano lo spazio, il mettersi in gioco, il non avere paura, sciogliere un pochettino i bulloni che solitamente ci impediscono di vivere serenamente la quotidianità. L'improvvisazione teatrale, oltre ad essere una base dello studio teatrale, è anche una base di vita, perché nell'improvvisazione vige la regola del qui e ora, cioè io sono qui adesso, devo vivere questo momento indipendentemente da tutto quello che succede. Domani abbiamo il programma strutturato della giornata, ma sicuramente capiterà qualcosa. Ecco, con l'improvvisazione ad esempio riusciamo a sviluppare la tendenza ad affrontare questo imprevisto, perché fra l'altro noi quando saliamo sul palcoscenico non possiamo poi fuggire, abbiamo di fronte un pubblico e quindi noi siamo lì per loro. Qualunque cosa accada, dobbiamo decidere di rendere questi imprevisti non un punto di debolezza, ma un punto di forza. È descritto come spazio rigenerante, perché appunto la questione è il riscoprirsi bambini, cioè la possibilità di trovare uno spazio, trovare delle persone da conoscere dove mettersi in gioco e liberare, scaricare le energie negative che abbiamo accumulato nella giornata, nella settimana, giocando. Giocando vuol dire proprio lasciandosi andare, interpretando dei personaggi, piuttosto che lasciare il proprio corpo libero nello spazio, secondo le esigenze che in questo momento ha. E fondamentalmente è il momento migliore per non pensare. E quando noi non pensiamo, ci rigeneriamo. Quindi siamo pronti per una nuova rinascita.